Ciao amiche, benvenute in questo nuovo tutorial. Oggi andremo a realizzare un oggetto veramente delizioso per i nostri nipotini, figli delle amiche, i nostri bimbi. Un delizioso carillon. Allora, primo, io l'introduzione la sto facendo dopo aver girato il tutorial, quindi non sapevo il fiocco dove metterlo, se sopra o sotto. Alla fine l'ho messo da tutte e due, però sono curiosa di sapere voi cosa ne pensate. Quindi dopo lasciate giù nei commenti la vostra opinione. Poi io ho messo i laccetti perché penso che questo può essere attaccato ad un lettino, insomma. Non sappiamo in realtà dove poi lo andranno ad attaccare le mamme. Quindi ho preferito fare un laccio invece che il solito anello, però questa è una scelta che potete fare tranquillamente. Non l'ho detto durante il tutorial, ma ve lo dico adesso. Quindi, invece di fare i due lacci, metterete all'interno il cappietto che risulterà poi così. Ecco qua, va bene? Allora, ragazze, io lo trovo delizioso. Vi saluto con la musichetta, eccola qui. Quindi, se vi piace questo progetto, mi raccomando, condividetelo, va bene? Aiutatemi a far crescere il canale. Io adesso vi saluto e vi do il via al tutorial, che in realtà l'ho già girato. Ciao amiche! Allora, ragazze, per realizzare il nostro carillon abbiamo bisogno del meccanismo, che poi vi metto il link in descrizione, il cartamodello, sempre gratuito in descrizione, poi di un'imbottitura patchwork, una striscia 28x6, una striscia 75, sì, 70x5. Questa però la potete sostituire con un nastrino, quindi due pezzi da 35 con un nastrino, un semplice nastrino, va bene? Poi vedremo come. E poi due pezzi di tessuto potete metterli uguali. A me piacciono i contrasti e quindi ne ho scelti due, uno è in piqué e uno è di cotone. Partiamo subito con la lavorazione. Pronti? Allora, il pezzetto più piccolo, quello da 28x6, l'ho solamente piegato a metà, lasciando il dritto all'interno, ok? Quindi noi adesso andremo ad effettuare una cucitura, la farò qui nella parte corta dritta, poi qui vado. Lascerò al centro una piccola apertura, continuo la cucitura e vengo giù. Mentre su quello da 70 ho piegato le due estremità di 1 cm, poi ho stirato a metà e poi ho ripiegato i lembi all'interno, come facciamo sempre i nostri laccetti. Per questo vi dicevo, potete utilizzare anche un nastrino. Però a me piace vedere il tessuto, insomma, i vari contrasti e ho scelto di fare così. Adesso qui andrò a fare tutta una cucitura, sia i lati corti per tutta la lunghezza, perché tanto poi dopo dovremo andare a cucire alla metà, non serve neanche tagliarlo, ok? Quindi andiamo sotto macchina. Eccoci qua, abbiamo cucito il nostro laccetto, mentre adesso vi voglio, che anch'io voglio scoprire perché un'amica che mi segue ha detto il nome di queste pinze, hanno un nome che non mi ricordo, ma non è l'importante. L'importante è il suggerimento che mi ha dato. E me l'ha dato anche Serena, la nostra Serena, che si può svoltare facilmente. Mo' voglio vedere se è così. Quindi andiamo a mettere la nostra pinza all'interno. Vado a pizzicare e poi me lo tiro. Vediamo un po' se sono in grado di seguire questo trucchetto.
Sembra proprio che vale la pena. Io in realtà, avete visto, utilizzo il volta e risvolta, i tubicini, quindi di queste cose piccoline, sinceramente non ho mai cercato altri modi perché, vi ripeto, io utilizzo i tubicini, però chi magari non ha i tubicini e ha comprato questo per fare le imbottiture, come avete visto, lo potete utilizzare tranquillamente. Allora, detto ciò, adesso mi vado a fare questa bella stiratina e poi iniziamo con la lavorazione della nostra stella. Eccoli qua, belli, pronti, stirati, pettinati, li mettiamo via. Adesso prendiamo carta modello, tessuti, imbottitura. Imbottitura sul tavolo, tessuto principale, cioè il frontale. Guardate quanto è carino. Questo lo trovate da Valentina. Allora, metto il tessuto. Poi metto dritto su dritto questo che ho preso a contrasto. L'unica cosa che io adesso devo andare a fare attenzione perché voglio centrare i visi delle orsette. Allora, qui sotto sul cartamodello troverete questi segni che sono i segni dell'apertura. Però ascoltatemi bene, noi adesso andremo ad effettuare una ricucitura tutta intorno. Ok, l'unica cosa che dovrete riportare sul tessuto i due segni. E adesso vi spiego il perché. Intanto mi vado a centrare. Adesso ci siamo. Adesso qui andremo ad inserire nella punta alta, andiamo ad inserire il nostro laccetto. Quindi, se lo avete fatto come me, prendete il punto medio, se no mettete i nastrini e lo andiamo ad inserire all'interno. Così. Allora, sistemiamo per bene, deve fuoriuscire un pochettino qua sulla nostra punta. Ecco qui, me lo vado a bloccare con uno spillo, così. Poi faccio attenzione che, infatti già c'erano le spille, che rimanga all'interno e che non vada a finire sul segno perché noi adesso qui dovremo andare a cucire. Ripeto, non lasciate nessuna apertura. Faccio questo. Ah, l'unica cosa che non vi ho detto, qui sotto dove io ho fatto i segni e dove li dovrete fare anche voi, quando cuciamo, arrivati al segno, fate un avanti e indietro, poi continuate a cucire, incontrate l'altro segno, fate un avanti e indietro e proseguite. Ok? Quindi facciamo questa cucitura sotto macchina. Pronte ragazze, adesso togliamo gli spilli. Poi, come prima cosa, giriamo e andiamo a togliere l'imbottitura, l'eccesso. Quindi alziamo. E tagliamo a filo tessuto. Allora, una volta fatto questo lavoro, cosa facciamo? Girate e andiamo a scucire il pezzettino tra segno e segno. Quindi noi scuciamo questa parte. Questo
Questo perché i buchini danno, diciamo, il segno, lasciano un segno, no? E quindi sarà più facile poi andare a cucire a mano, perché questa parte qui poi la dobbiamo andare a rifinire a mano. Allora, io se mi metto a favore dell'inquadratura non vedo nulla. Ecco qua, qui manca un pezzettino. Adesso andremo a tagliare. Arrivato. Adesso andiamo a tagliare l'eccesso di stoffa e lasceremo 1 centimetro tutto intorno. Adesso facciamo le tacchette tranne qui dove è aperto, quindi su questi altri lati andiamo a fare le nostre tacchettine. Li sistemiamo in un secondo. Aspettate che sennò io chiacchierando, poi faccio i danni. Ecco, questa è la parte aperta. Voilà, adesso svoltiamo. Una volta svoltato, prendiamo il nostro meccanismo e lo andiamo ad inserire all'interno, così. Lasciando l'anellino all'esterno. Intanto andiamo ad imbottire. Imbottiamo per bene le punte, ragazzi. Molto bene, adesso, dopo aver imbottito il tutto, non ci dobbiamo far prendere dal panico, ma dobbiamo andare a cucire a mano. Allora faremo un punto nascosto, quindi abbiamo il segno della cucitura, così. Mi vado a bloccare il filo. E con molta pazienza vado a cucire. Ecco, dopo aver bloccato, vedete, accompagnate le due parti e facciamo il nostro punto nascosto. L'unica cosa che voi dovrete calcolare è di lasciare un po' di gioco al filo. Vedete? Qui c'è il filo. Adesso non lo tiro perché sennò inizia sta musichetta. Allora, qui voi dovrete lasciare un po' di spazio. Allora, a quel punto lì fate una bella chiusura, cioè nel senso, ecco, io mo so quasi arrivata perché magari mi sfugge il termine, però poi sapete che ne trovo sempre uno che mi potete capire meglio. Ecco, io sono arrivata al punto dove poi devo saltare per lasciare il gioco. Quindi a questo punto che cosa vado a fare? Vado a ripetere più punti, quindi 1, 2, 4, 5, poi faccio il mio cappietto e passo di qua. Ecco, avvicino sempre
i due tessuti, li tengo stretti. A quest'altro lato uguale faccio il primo punto e poi ci vado a girare intorno 5 volte e poi faccio il cappetto. Faccio questo lavoro e proseguo cucendo con un punto nascosto. Eccoci amiche, l'abbiamo chiuso. Adesso vi ricordate il pezzetto di 28 centimetri per 6? Eccolo qua. Allora noi lo andiamo a piegare a metà. Così. Poi guardate, questa è la metà, no? Vado a piegare in sotto un lembo e in sotto l'altro lembo, così. Adesso vado ad unire in questa maniera e con un pezzettino, intanto me lo blocco con il filo. Ecco qui. Poi vado a ripescare un pezzettino, un ritaglio sempre della stessa tinta. Guardate, è 2 centimetri e mezzo. Lo piego nei due lati e lo vado a mettere al centro, così. Scusate, poi con un punto lo andiamo a bloccare. Allora, questo dovete decidere se metterlo. Ecco, qua mi sarebbe piaciuto stare insieme a voi per decidere. Casomai me lo direte poi giù nei commenti, va bene? Se metterlo qui sopra la punta dove parte poi l'accetto, così in questa maniera qui, oppure a metterlo qui sotto che cammina con il nostro perché pure l'idea del fiocchetto che sale non è che mi dispiace, eh. Vediamo un po'. Tanto poi questi li farò scegliere alle clienti queste opzioni, però sono curiosa di vedere la maggior parte di voi dove preferisce il fiocchetto o addirittura prepararne due, perché no? Io intanto l'ho bloccato qua, vediamo un po'. Adesso faccio il mio chiappetto, non si sa. Cappietto, ho detto. Ma la lasciamo perdere. Piove? Pioverà? Non si sa. Perché anche qua sotto, ragazze, ha il suo perché. Eccolo qua, amiche. Ok? Poi decidete. Io adesso ci sto pensando. Siccome devo fare l'intro, mi sa che ne faccio un altro sopra. Sto sempre indecisa, Maro! Allora, ragazze, se vi è piaciuto, lasciate un like. Chi non è iscritto, iscrivetevi. Al prossimo tutorial. Vi lovo! Ciao, amiche! Un bacio a tutte!